sono posti dove nel mondo il legno può essere utilizzato per tante cose, e il legno sicuramente in questo posto dove vi porteremo è qualcosa di veramente importante. Un bambino può ridere con un pallone, un bambino può ridere con una maglia da calcio, un bambino può gioire nel vedere qualcosa che non ha mai visto, un bambino che molto probabilmente non si è mai visto allo specchio. Benvenuti a Radio Notte, in studio siamo in due. Ciao Stefano. Buonasera, ciao Beppe. Stefano Maria Crocelli. Questa sera Stefano ci porterà in giro per il mondo. Io ho avuto modo di vedere già diversi filmati dall'altro lato, quindi vorrei che tu mi parlassi un attimo di quella che è la tua attività, ma soprattutto di quello che sei tu. Beh, diciamo che l'eclettismo è un po' quello che normalmente mi dicono o mi contraddistingue. Effettivamente sono nato, diciamo, come giocoliere e appunto animazione e intrattenimento. Poi mi sono appassionato di questo meraviglioso strumento che è appunto il didgeridoo e quindi sono arrivato in Australia. Dopodiché, attraverso il didgeridoo, ho scoperto il mondo della vibrazione, il mondo degli armonici, quindi il Marranzano di Sicilia, che è appunto la terra che ci sta ospitando adesso, e il canto armonico, che addirittura è una tecnica canora che arriva dalla Mongolia, ma che si ritrova per esempio anche in Sardegna con i famosi tenores sardi. E poi l'esperienza in Africa, l'esperienza come cooperante. Poco prima di conseguire la laurea ho scelto di fare questa esperienza come volontario. Tu sei laureato in scienze per le comunicazioni? Scienze sociali e della comunicazione culturale all'Università di Perugia, e il mio lavoro di tesi è stato proprio le osservazioni di un giocoliere che si esibisce in Africa rispetto a un giocoliere che si esibisce in Europa, quindi vivere in un posto dove puoi raccogliere tre sassi, far vedere un esercizio e subito i bambini africani dei villaggi ovviamente vanno a emulare il movimento, e poi da lì ovviamente l'Africa ti rapisce il cuore. Sono tornato giù diverse volte, ho iniziato a seguire appunto la professione del volontario cooperante in Kenya, Tanzania ed in particolare in Uganda. Sei stato impegnato anche in Africa, poi ne parliamo più avanti, anche in azioni, se vogliamo chiamare così, molto importanti. Poi parleremo della scuola, parleremo di tutto il resto, però lo prendi un attimo, solamente per farlo vedere, perché appoggiato lì sembra un semplice tronco, invece questo aggeggio che vedete, didgeridoo, che vedete le mani di Stefano, è qualcosa di veramente incredibile. Io ho avuto modo in questi giorni di ascoltarlo qua in studio. Solamente un attimo, Stefano, lo facciamo suonare solamente un attimo, così poi dopo mandiamo il pezzo di David Hudson. Però prima di mandare quel pezzo è giusto che chi ci segue da casa capisca che cos'è. Ora lo so che in maniera un po' villanesca magari lo chiamo un pezzo di tronco, però realmente, ragazzi, non è così. Lo ascolterete tra poco. È uno strumento bellissimo, ricavato da un legno d'eucalipto. Eucalyptus, poi viene lavorato naturalmente con... Sì, in realtà viene scavato dalle termiti e poi l'aborigeno, ovvero l'abitante originario dell'Australia, non fa altro che ripulirlo dagli escrementi, diciamo, delle termiti, e volendolo decora. E poi è semplicemente la vibrazione delle labbra, una pernacchia, viene fatto questo movimento all'interno del didgeridoo e la vibrazione viene amplificata dallo strumento. Ma la cosa, tu correggimi se io sbaglio, perché potrei anche sbagliarmi, ma la cosa strana di questo strumento, io l'ho sentito in questi giorni qua in studio, tra poco lo sentirete anche voi, è una sensazione incredibile, perché se ti concentri solamente per un attimo, se abbandoni il tuo fisico, il tuo modo di essere, la tua spiritualità, e di stasera di spiritualità ne parleremo veramente tanto, ti abbandoni al suono di questo strumento, si crea all'interno del proprio cervello un vuoto. E per quanto strano possa apparire, è realmente piacevole. Lo ascoltiamo un attimo. Ascoltiamo un assaggio. Okay? Un assaggio. Benissimo. Thank you.
No, la cosa bella di questo strumento è che non ci sono tasti, no? Assolutamente no, Non, completamente cavo cavo all'interno. all'interno, non ci sono tasti, non c'è nessuna Assolutamente. levetta come quella che potrebbe esserci in un clarino, in un sax, e tutto ciò che avviene come musica, come suono, viene generato dal tuo fiato e dall'impostazione delle labbra. Beh, la vibrazione ovviamente delle labbra è fondamentale, ovviamente è importante anche l'utilizzo della voce, l'utilizzo della lingua, l'utilizzo delle guance. A me piace dire che nasce proprio da dentro. In questo istante è venuto fuori lo Stefano di dentro. Ecco, questo è, infatti, è anche chi mi chiede come si fa a imparare il didgeridoo, mi insegni a suonare. Credo che è solo provare, provare, provare fino a quando poi. Non impari a fare la respirazione circolare, che è quello che ti permette di suonare in modo costante, mantenere in tensione lo strumento. Però poi è dentro, non essendoci tasti, non puoi fare la variazione, è sempre la stessa nota, la variazione arriva da dentro, dalla bocca, da Ma questi. anche dalle sensazioni che il musicista vuole esprimere, Chiaramente sì, ma soprattutto anche dalle sensazioni che arrivano al Regista. musicista. Ecco, musicista poi è Beh, infatti, sì, però, d'accordo, un. sì, d'accordo, però, sempre musicista. Cioè, questo è un concetto che tra poco approfondiremo, perché è anche vero che uno strumento di questo, quando viene suonato, chi lo suona percepisce quello che c'è attorno. Cioè, Assolutamente, la assolutamente. sensazione, l'atmosfera, il momento, la magia che si crea viene catturata, nel Assolutamente. caso da te, no? Diciamo che è una cosa che perlomeno a me nasce in modo spontaneo. È molto importante questo, mi sono confrontato anche con tanti altri suonatori, ognuno poi ovviamente ha una propria, un proprio modo di vedere lo strumento. Per quanto mi riguarda è interessante perché è uno stimolo costante, un dare, un ricevere e un restituire. Dare, ricevere, restituire. Poi parleremo anche di altro, di quello che fai con questo strumento a proposito di Benissimo. terapia e tutto il resto. Allora, David Hudson e Janni in Niki Nanan, ce ne vuoi parlare Grandi, tu? grandi. Due parole su David Hudson con la collaborazione ovviamente a livello internazionale con Janni. Janni sembra essere il padre fondatore, diciamo, della musica New Age. È una persona di origine greca, vive in Canada. David Hudson invece è, a mio parere, uno dei più bravi suonatori di didgeridoo, aborigeni puro sangue, quindi, che appunto è diventato un po' il manifesto emblematico di questo strumento nel mondo. Una persona veramente molto impegnata, non soltanto a livello musicale, ma anche proprio a livello culturale per far conoscere la cultura degli aborigeni d'Australia, un popolo che quando sono arrivati gli europei purtroppo comunque ha subito. Ha subito tanto. Esattamente, e quindi di conseguenza ecco, David Hudson secondo me è uno dei più grandi suonatori aborigeni e abbiamo in questo filmato che andremo a vedere la possibilità di vederlo in un doppio video, appunto nella città proibita di Pechino e in contemporanea al Taj Mahal in India. È un concerto meraviglioso. Allora, il brano dura tanto, non so se lo ascolteremo tutto, ma la cosa bella è che ci sarà un inizio veramente stravolgente, Strepitoso, strepitoso, e esattamente. poi accanto a Digidoo ci sarà anche un altro mondo che voi vedrete dalle immagini e ascolterete con la musica che Valeria fa partire immediatamente.